Ci spostiamo per un attimino dalla chiave campionato alla chiave Champions. Assolutamente sì, perché andiamo a vedere. Io ti chiamerò spesso in ballo, Federico, oggi, perché abbiamo un bel po' di cose da vedere. Allora, intanto, credo che lo sappiano tutti quali sono gli avversari delle italiane in Champions League. Però dare una ripassatina non è male, no? Allora, com'è andata? Abbiamo preparato anche una grafica, io direi di andarla a vedere, così abbiamo il quadro completo di quelli che sono gli ottavi di finale. Ovviamente le gare che ci interessano di più sono quelle delle italiane, con il Napoli che ha trovato il Barcellona, l'Inter che ha trovato l'Atletico Madrid e la Lazio che ha trovato il Bayern. Quindi diciamo che guardando così, insomma, ragionando un po' sulla carta e sempre tenendo a mente che lo stato di forma di oggi, 18 dicembre, non è detto che sia quello poi di metà febbraio, perché magari cambiano completamente le cose. Ad oggi il Barcellona non attraversa un periodo brillantissimo, quindi il Napoli credo se la possa giocare. E l'Inter ha trovato un Atletico Madrid che tra tutte malissimo quelle, insomma, la Lazio con il Bayern, ecco, la Lazio ha trovato un avversario che chiaramente, allora, vorrei partire proprio è molto questo. Superiore. Allora andrei subito a Napoli, perché mentre tutti siamo d'accordo, e poi lo vedremo, però lo svilupperemo, che il Bayern è l'avversario peggiore che la Lazio potesse trovare, e siamo anche abbastanza d'accordo che con l'Atletico di Madrid all'Inter è andata, ma non è andata più bene. O meno non è andata bene, non è andata bene, considerando che era seconda e le altre erano peggio. Per l'Atletico Madrid è un'esperienza internazionale, adesso ne discuteremo. Quello che lascia più, diciamo, divide maggiormente è se al Napoli è andata bene col Barcellona oppure se è andata male, perché Gianluca, il Barcellona non è quello dei tempi d'oro, no. Però è sempre il Barcellona. Sì, è chiaro, mi pare chiaro ed evidente, anche il campionato, la Liga lo certifica con un terzo posto. Stasera addirittura, se il Girona dovesse battere l'Alavés nel posticipo della Liga, il Girone torna primo in classifica, è abbastanza clamoroso ma meritatamente sorprendente. Però, insomma, voglio dire, Napoli, l'Inter, la Lazio pagano il secondo posto nel girone. Cioè, voglio dire, Bayern Monaco, Atletico Madrid e Barcellona sono tre mamma santissime. Cioè, mi pare, poi adesso vedremo a febbraio che cosa succederà, come stanno. Sì, il Barcellona in questo momento non c'è in porta Ter Stegen, ha perso per tutta la stagione un fenomeno come Gavi, ma il Barcellona a centrocampo gioca con Pedri, con Gundogan e con De Jong. Gioca avanti con Lewandowski, con giocatori, insomma, di grande spessore, gioca con Rafinha, c'è Cancelo dietro. Cioè, ragazzi, cioè, voglio dire, se noi dobbiamo cullare e giustamente alimentare speranze, per carità, col Barcellona te la vai a giocare, perché stiamo parlando del Napoli, dei campioni d'Italia, di una formazione che comunque in campo internazionale è quella che in Italia da oltre 15 anni è sempre presente, l'unica formazione italiana. Però fare, brindare questa sera al sorteggio della Champions per il Napoli e per le altre italiane mi sembrerebbe esagerato. Allora, noi partiamo, abbiamo preparato credo delle grafiche, no? La nostra redazione le ha preparate, partiamo dal Barcellona come avversario, poi vedremo le avversarie delle altre. Federico? Sì, diamola a vedere allora la grafica che abbiamo preparato questo pomeriggio, i punti di forza, il punto debole e il momento attuale in campionato. Il punto di forza sicuramente l'attacco, sappiamo il Barcellona fa della fase offensiva la sua forza. Come punto debole abbiamo scelto la continuità, perché effettivamente è una squadra che alterna delle grandi partite a degli scivoloni a volte anche inspiegabili. E come messo in classifica credo sia la sintesi di quello che abbiamo detto, è terzo a meno 7 dal Real Madrid, e stasera c'è il Girona che gioca, dovesse vincere andrebbe a meno 9 dal Girona, quindi sono tanti punti considerando che siamo a dicembre. Che andrebbe davanti anche al Real Madrid il Girona, giusto? Sì, sì il Girona andrebbe in testa proprio alla Liga. E quindi un Barcellona che ad oggi non è ingiocabile, ecco, somiglia un po' al Barcellona dell'anno scorso, che peraltro vinse la Liga, ma che ricordiamo affrontò l'Inter. E l'Inter giocò due grandi partite contro il Barcellona, fu superiore nel complesso. Secondo me, cos'è l'altro punto debole? Secondo me la difesa, e non è che è una difesa imperforabile, secondo me dal centrocampo in su sono una squadra che può far paura, però in difesa, e se Osimhen, Gianluca poi magari ci conferma se in quel periodo Osimhen rientra dalla Coppa d'Africa, rientra perché gliel'hanno messa a febbraio. Fortunatamente è capitato lo switch della partita della Champions il 21 di febbraio. La Coppa d'Africa, ove mai la Nigeria dovesse arrivare in finale, finisce l'11 di febbraio. Perfetto. Quindi c'è un segmento abbastanza
ampio che consentirebbe un recupero ad Osimhen e anche allo stesso Anghissa che ritorna. Perfetto. Paolo, tu di che partito sei? È abbordabile questo Barcellona oppure è una brutta gatta da pelare? Ma io sono negativo come previsione del passaggio del turno sul Napoli, sono un po' meno negativo rispetto alla Lazio dove sono decisamente negativo. Beh, però secondo me anche il Napoli adesso, cioè lo spessore internazionale, la mentalità, l'abitudine alla Champions del Barcellona e comunque un Napoli che magari da qui a febbraio può crescere, perché a me non ha neanche convinto tanto nel match con il Cagliari, se vogliamo. Ha vinto, prodezza di Osimhen, con bel gol di Kvaratskhelia, assist secondo di Osimhen, bellissimo. Però troppo vulnerabile ancora dietro il Napoli. Difesa e con un Barcellona, con un Barcellona a trazione anteriore, cioè io sono, come Paolo. Sì. sono pessimista sul passaggio del turno del Napoli. Sì, però c'è anche, secondo me, da analizzare, perdonatemi se mi intrometto, un'altra cosa. Come ci ha fatto vedere Federico nella grafica, un punto debole del Barcellona è proprio la continuità. E collegandoci al discorso che invece faceva Massimiliano, che la difesa comunque non è imperforabile, come stavi dicendo, il Barcellona perde di continuità anche proprio durante i match, quindi non soltanto in campionato alternando sì, le partite, solo a pause dentali, ma, anche, ma anche durante le partite, anche, però, proprio ragazzi, per il discorso perché, legato alla difesa, perché c'è troppo squilibrio tra l'attacco sì, e la fase difensiva comunque. Sì, però, durante il viaggio in macchina, una lezione tattica. Chi l'ha fatta io l'ha fatta lui. No, però, non è che ti ha fatto una lezione. No, però voglio dire, è un esame troppo asettico a sé stante, perché tu tutte le squadre hanno dei punti deboli, però non è che giochino contro una macchina perfetta, perché il Napoli ha più punti deboli. No, ma però il punto stiamo forte, analizzando però, quelli il punto che forte fuori, però del Napoli è l'attacco, cioè i Kvaratskhelia, esatto. Osimhen, e quindi c'è insomma il peso specifico del Napoli in attacco. Cioè tu dici sulla difesa, assolutamente, diciamo che a quindi volte tu, zoppica, cioè avere Osimhen e Kvaratskhelia assolutamente può averla. Ma io volevo aggiungere, scusa Maurizio, sì, un altro punto debole del Barcellona, perché il Barcellona ha vinto il campionato l'anno scorso, ma quest'anno si era creata un'aspettativa grandissima sul fatto di ritornare in pompa magna in Champions, e invece ha faticato fino all'ultimo, ha perso anche, insomma, beh, l'ultima era già qualificato, però insomma non è stato un girone proprio brillantissimo nonostante il primo posto. Si è infortunato Gavi a centrocampo, giocano con Gundogan, con Frenkie de Jong e con Pedri. C'è, cioè, un centrocampo. Però averceli. No, aspetta. Un attimo, fatemi finire la frase. Sono tre grandi giocatori che però sono tutti portati, anche Gundogan che magari ha iniziato in un altro ruolo, ad andare in avanti. Da qui la fragilità difensiva. Hanno preso più gol di partite fatte in Liga. Ed è un po' una partita che, con due, tra due squadre che hanno la stessa, lo stesso punto di forza e lo stesso punto debole. Quindi ci potrebbero essere molti gol, potrebbe essere una partita spettacolare. Se, attenzione, perché a Barcellona dicono che se Xavi il campionato è già, non dico andato, ma è difficilissimo. Se dovesse uscire dalla Champions rischia anche il progetto Xavi. L'ha proprio detto il presidente, che si gioca molto, se non arrivano trofei prenderanno delle decisioni. Beh, a Napoli non c'è un progetto Mazzarri, però. No, questo è vero, però io do almeno il 30-35% al Napoli, cioè non è per niente spacciato. 70-30, se vuoi te lo do anch'io. Sì, sì. E beh, ma 70-30. Io do di più. Permettetemi. Io un 60, io un 45. Qualcosa di più. Io un 45. Io 45. Io no. Va bene, allora ci fermiamo, perché adesso analizziamo anche le altre avversarie delle italiane, poi dopo anche il Milan. Ma il Milan è andata bene, la Roma non lo so, la Roma non tanto, però insomma si vedrà, visto quello che la analizzeremo dopo. Ci fermiamo un attimo, stavamo commentando i vari turni Champions delle nostre squadre italiane, parlavamo del Napoli che affronterà il Barcellona e non abbiamo però sentito, secondo Gianluca, quali sono proprio a livello di statistica, perché qua in studio abbiamo detto 70-30, 60-40, quindi secondo te la statistica della partita, ma soprattutto quali sono le armi del Napoli per poter vincere, per poter passare il turno? Ma no, ma le armi, Maurizio, ma veramente è difficilissimo, cioè a febbraio davvero non sappiamo, premesso il fatto che il Napoli ha cominciato adesso la nuova stagione, tu lo sai, no? Io la considero il famoso campionato di apertura, quello là da dicembre a maggio, quindi la prima giornata è andata benissimo, l'esordio in campionato con il Cagliari è andato più che bene nonostante le nefandezze arbitrali. Però detto questo, io
tattica. Ma sono fiducioso, devo capire come torna Osimhen dalla Coppa d'Africa, perché non sono abituato a farlo, ma stamattina davo un'occhiata ai calendari. Ma mi sembra giusto che il Napoli giochi la Supercoppa dal 18 al 22 di gennaio con Fiorentina, Inter e Lazio senza Osimhen e senza Anghissa? Mi sembra giusto, ove mai il Napoli passasse il turno di Coppa Italia domani con il Frosinone e la Juve altrettanto nei confronti della Salernitana, che il quarto di finale di Coppa Italia in gara secca al Maradona tra Napoli e Juventus venga giocato nel segmento 9-11 gennaio e il Napoli debba giocare anche il quarto di finale di Coppa Italia senza Osimhen e senza Anghissa? Beh, Gianluca, ragazzi, scusate, però Gianluca, ripeto, questa è una roba dall'inizio. Ma sì, guarda che c'è un calendario talmente costipato, cioè io veramente parlo senza Andrea Butti, che è quello che si occupa di calendari e di incastrare le partite, ma veramente non ci sono margini e sicuramente non c'è un complotto contro il Napoli. Cioè, se tu hai giocatori che fa la Coppa d'Africa, ma ti sto dicendo, dire... però mi sembra, non mi sembra, non mi sembra equanime, non mi sembra equanime, ma allora non prendere, ho capito, ma tanto la FIFA i calendari non li cambia l'UEFA, quindi o non prendi i giocatori che fa la Coppa d'Africa, Africa e Asia, adegui. Coppa d'Africa e Coppa d'Asia. Sì, ma voglio dire, non, cioè, è come quando, non so, gli allenatori, Sarri scopre, oppure Mourinho che gioca 24 ore prima di un'altra. Ho capito, non è che c'è un calendario e non è che fanno, cioè ci sono dei complotti, funziona così. No, volevo solo dire una cosa, Gianluca. Anche la valutazione del Napoli eventualmente sulle chance che avrebbe col Barcellona, secondo me vediamo che mercato fanno a gennaio, perché io mi aspetto che comunque cerchino di rinforzarsi sia in difesa che a centrocampo. Allora lì potremmo anche cambiare un minimo di valutazione. Questo ce lo racconterai tra poco. Sì, vero? Ma perché comunque adesso, dai, dovrebbero fare. Adesso dietro è debole. Cioè dipende, dietro sempre chi prendi, Paolo. Eh? Dipende sempre chi prendi. Dipende sempre chi prendi. Certo, certo, ovviamente. Se poi a gennaio non è facile rimediare all'errore estivo, perché comunque Nathan non doveva essere un titolare. Adesso io non so se loro riescono ad avere un prestito particolarmente capace, però... Ma tu dici anche in difesa? Napoli? In difesa prende un difensore. Risulta anche a te, Gianluca? A me risulta che c'è. Sì, qualcosina dovrebbero fare. Sì, qualcosina dovrebbero fare. Sì, hanno già fare bocciato Nathan, proprio, Gianluca. Non tanto, no, in attacco, però... ma anche a centrocampo. Oltre al difensore, anche a centrocampo, sì, per l'assenza di Anghissa. E credo che vanno a trovare spazio per giocare anche da qualche altra parte i vari Zanoli o Gaetano. Quindi qualche cosa in ingresso, in entrata, sicuramente ci sarà. Ma cioè, che secondo me ci sono questi due scenari, no, sul difensore. C'è la pista italiana un po' che porterebbe a Mazzocchi della Salernitana. Vabbè, ma è un esterno, però, terzino, al posto di Zanoli, che non è servirebbe più un centrale proprio di un esterno. Però c'è anche questa cosa sulla pista internazionale, che insieme al Milan, ovviamente su strade diverse, stiano anche trattando o il prestito di Langlais oppure di Kivior. Però non ci spoilerare troppo, perché più tardi ce n'hai tanti di argomenti da far capire. Era bellissimo, un po'. Cioè, potremmo stare le ore a parlare. Però diciamo che più tardi entrerai proprio nello specifico. Dopo le canti. Però Maurizio, attraverso questo punto passano le chance del Napoli. Cioè, se Mazzarri riesce a incidere sulla fase difensiva, l'ha sempre fatto in carriera, anche stavolta in qualche modo, non so come. Non con questo modulo, però. Beh, tu appunto stai parlando del Napoli per non parlare dell'Inter. No, parliamo dell'Inter. Okay. Allora, non è che Mazzarri poi dell'Inter troppo si parlare convertirà. Parlare dell'Inter oggi non è possibile, piacere, la conversione. Gianluca, allora, la conversione di Mazzarri non è possibile. Non gioca solo il Napoli. Non gioca solo il Napoli, vero Federico? Al momento no. No, ci al sono anche no, ovviamente no, l'Inter e la Lazio da andare a vedere. Dimmi tu quale vuoi andare a... Io andrei a vedere l'Inter adesso. Vediamo l'Inter allora. Andrei a vedere l'Inter e... L'Atletico Madrid, allora. Esatto, andiamo a vedere l'Atletico, punto di forza, sicuramente quella coppia lì davanti, Griezmann-Morata, stanno facendo cose strepitose quest'anno. Il punto debole, forse il Cholo Simeone, noi l'abbiamo definito un po' antico, diciamo che non sta più riuscendo a
dare quell'impronta all'Atletico Madrid. Beh, e quel calcio così difensivo, così chiuso, una volta pagava di più, forse adesso insomma paga un po' meno in classifica. Quarto a meno 8 dal Real, però ha una partita in meno, perché deve recuperare la gara contro il Siviglia, quindi potenzialmente potrebbe andare a meno 5. Nel weekend ha perso a Bilbao 2-0, fino alla partita di Bilbao potenzialmente era in lotta per la Liga. Diciamo che insomma, quando deve fare la partita fa molta fatica l'Atletico Madrid. Ma però scusami se stasera ti devo sempre contraddire. Dimmi. Ma lo ha ammesso lo stesso Ciolo, che lui quest'anno ha cambiato il modo di giocare, sì, dell'Atletico Madrid. Non è più quello che conoscevamo anni fa, vale a dire queste cavallette che stanno sempre addosso all'avversario, che gli impediscono di fare gioco. È un po' più tecnico, adesso però è molto più tecnico, più propositivo, sì, più d'attacco, si è rimodernato sulla carta. Io ieri ho visto un pezzo della partita di Bilbao e ti garantisco che nel primo tempo l'Atletico Madrid non ha fatto un tiro in porta. Però io ti quindi garantisco non è il Manchester City, ecco. Poi sì, dopo però, Fede, tu guarda le partite dell'Atletico Madrid in Champions League è diverso. Sì, ma, l'Atletico per esempio, però, nella partita con la Lazio, parlo di quella d'andata a Roma, perché poi quella di mercoledì, di martedì è stata stravinta. Quella di Roma, sinceramente, io non ho visto un Atletico così brillante. Cioè, ha comunque quei limiti lì l'Atletico. Però, cioè, secondo me, ricorda molto la Juventus di Allegri. Quindi qual è la squadra che ha messo più in difficoltà? Con più qualità. Chi è che ha messo in difficoltà? Esatto, un complimento. Esatto. Più qualità della Juve. Qual è la squadra che ha messo più in difficoltà, diciamo, l'Inter nel campionato? La Juve. No, ma quindi secondo me non tanto per la qualità, infatti, ma per il modo di giocare, per il fatto. Ma comunque è vero che allora Morata è vero che ha alti e bassi, nel senso che è partito fortissimo e nelle ultime partite un po' meno. È vero che questo Atletico sembra un po' più propositivo, però poi alla fine, secondo me, perché gioca 3-5-2, però più che il modulo è proprio l'atteggiamento. Loro in casa sono un fortino, quello resta e il ritorno è lì. Quindi l'Inter in casa deve almeno vincere 17-18 risultati. L'ultima cosa, Paolo, prima. Concludo dicendo che in difesa sta giocando Witzel, regista difensivo, che è lento, un centrocampista adattato. Hanno pure Gimenez, hanno anche Savic. Hermoso, cioè, possono giocare, però sta scegliendo un regista difensivo proprio per questa cambio strada che diceva Marcello, di essere un po' propositivo. Centrocampo è fortissimo, l'attacco è forte, hanno sempre quella caratteristica di grinta. Secondo me dipenderà molto se sono in lotta per il campionato o no, perché quest'anno Real Madrid piovono infortuni, Barcellona piovono infortuni, è un anno in cui l'Atletico può lottare per il campionato. Quindi vediamo anche a febbraio. Anche se il distacco dal Girona anche per è bello pesante. Poi il Girona, come io dico, 50-50 per chiudere sulle percentuali. Per me è un po' più favorito l'Atletico, 55-45, ma secondo me proprio perché l'Inter ha questo focus sul campionato e secondo me anche a livello inconscio, non a livello di scelta, secondo me è meno feroce in Europa. Ecco, io vedo leggermente favorito l'Atletico. Sì. Non tanto, ma leggermente. Secondo me anche. E che ci dice Gianluca? No, abbastanza equilibrata, devo dirti la verità. L'Inter ha preso quota, al di là del dominio in campionato, e facciamo gli auguri al nostro amico Borrelli per la seconda stagione. Auguri di Natale gli facciamo, l'amico Borrelli. Per la stella cometa. E il cammino. Sì. E detto questo, l'Atletico Madrid è tosto, però l'Inter è tosto. Io la vedo alla pari. La vedo alla pari, veramente la vedo alla pari. Andiamo ai rigori. 0-0 andata e ritorno. Per ultimo, Dulcis in fondo, proprio da milanista. Poi sette coppe. Lui sette coppie. No, io dico 50-50. Cioè, non ripeto, perché secondo me è di quelle che si poteva evitare. Cioè, bene ma non benissimo, perché ripeto, perché lo dicevo, è proprio il modo di giocare che può dar fastidio all'Inter. E poi con questo fatto che adesso c'è un po' più di qualità, non è, diciamo, l'Atletico quello solo sparagnino degli anni scorsi, potrebbe creare dei problemi all'Inter. Però un'ultima cosa su quello che diceva Marcello prima. Marcello, sono d'accordo che l'Atletico Madrid è rognosissima nell'andata e ritorno, però dobbiamo vedere chi ti poteva capitare. E Real, Bayern Monaco e City era peggio. Sicuro, ma l'Atletico Madrid è una squadra che io, quando lo incontrava la Juventus, temevo sempre. Perché l'Atletico Madrid è una squadra tosta. E ripeto, il Ciolo, a meno che voi non pensiate che sia
ancora interista, sai, dici, ciò, no, ha segnato pure il 5 maggio ma 2002, non ti regalerà nulla, gli ha fatto vincere uno scudetto, ma poi dovrebbe regalare qualcosa, ma poi questa roba qua che il Ciolo e interista vogliono all'Inter, gli ha fatto perdere uno scudetto, sì, no, il Ciolo, il Ciolo, il Ciolo, però nel 2000 ve l'ha fatto perdere a voi, nel 2002 ve l'ha fatto vincere, però effettivamente quello che diceva Marcello, la differenza che vediamo in campionato e in Champions da parte dell'Atletico è veramente diversa. Ti ha detto Gianluca, non ho capito Gianluca, non si è sentito. Che c'ha il fogliettino? Che c'ha scritto nel fogliettino? Il fogliettino, ma è quello che ho trovato qua sul dossier, il dossier. Col mio nome, il dossier, il dossier. Segna posto. Tutti i torti, però mi piace lasciare tutti i torti della Juventus degli ultimi 50 anni. No, quelli li ho a memoria, li ho qua, li ho qua. Guarda, invece non basta, non basta un libro e quindi sono tutti online dei favori. Invece di parlare di queste scemate dei figli Pizzini, volevo dirvi che è un conto, per ritornare sul discorso che faceva Vigliotti, seriamente, non le scemate, no, però c'è, caro Luca, un Inter di campionato Serie A fortissimo, un Inter di Champions League che non mi se no non arrivava a secondo. Se era così forte, iperuranico, come lo definisco io alla Platone, cioè avrebbe stravinto il girone, avrebbe di Champions dovuto League, tanto più con avversari che non erano così trascendentali, cioè erano tutti avversari che potevano battere, non è riuscito. Con Real Sociedad, con Real Sociedad il ritorno, un gol di differenza rete. Sì, ascolta, all'andata con Real Sociedad non dovevi vincere. Il ritorno hanno fatto loro la partita e tu ti sei accomodato sulla loro partita. Una squadra fortissima vince. Poi dobbiamo dire che la Real Sociedad è capitata col Paris Saint-Germain, quindi tra Atletico e Paris Saint-Germain non so se è andata bene o male. Tu chi vedi lì davanti? Cioè la coppia secondo te, ipoteticamente, salvo i fortuni, salvo tutti quanti. Ma dici col Bologna dopo domani? No, dico ancora in chiave Champions, no? Affrontando appunto un Atletico comunque, manteniamo adesso i giocatori che abbiamo analizzato, comunque la formazione tipo e tutto quanto, tu lì davanti metteresti comunque la formazione che vediamo abitualmente dell'Inter? Sì, io credo che una volta arrivati agli ottavi, è vero quello che diceva Marcello, che l'Inter non ha fatto, diciamo, non ha i numeri del campionato in Champions, ma c'è un motivo, si è qualificata alla quarta, dopo aver fatto male alla prima, la seconda l'ha vinta con i titolari, ed è stata l'unica che ha giocato con, diciamo, i titolarissimi, perché poi ha provato a qualificarsi ruotando e ce l'ha fatta. Allora è andata un po', non dico col freno a mano tirato, però aveva questo comfort, diciamo, della qualificazione già raggiunta, che era la seconda volta, tra l'altro, dopo 20 anni che l'Inter raggiungeva già la quarta giornata. Anche Real Sociedad era già qualificata. Sì. No, capito. Però la Real Sociedad non ha, diciamo, l'incombenza del primo posto in campionato. Loro sono quinti, stanno lottando per il quarto. L'Inter c'ha, come dice Paolo, questa cosa dello scudetto. Sì, però scudetto. Abbiamo detto che c'è la rosa lunga, che siete forti, la giocavi in casa. Ma infatti si è qualificata con la rosa lunga, hanno giocato frattesi titolari. Sì, ma la giocavi in casa, secondo me, cioè, Sanchez è il capocannoniere della Champions, quando, pensate che vi dico, con due gol. Ma sapendo quanto può essere importante arrivare primo, e questo ma su questo sono d'accordo, anch'io sono rimasto deluso dalla partita in casa. Il piano partita, si è capito anche da quello che hanno detto i giocatori alla fine della partita, era il primo tempo. Alla fine però è andata malissimo, perché la prima ha preso il Paris Saint-Germain la Real Sociedad, però anche sul Paris Saint-Germain dobbiamo fare un discorso, cioè lo stesso del però per finire la risposta sugli attaccanti, secondo me quando arriverà, scusa Marcello, concludo su questo la domanda, perché la domanda era: secondo te agli ottavi farà come ha fatto con la Real Sociedad? Secondo me no. Cioè, io ho visto anche un po' il calendario, prima diceva Gianluca come si incastra per esempio l'andata tra Salernitana, Lecce, il ritorno e tra Bologna e Napoli. Però dopo il Bologna e prima del Napoli, che ha la Champions anche il Napoli con il Barcellona. Quindi secondo me gli ottavi di finale l'Inter se li giocherà al massimo, provando a passare il turno, ma la vedo anche un'ovvietà. Era meglio beccare il Paris Saint-Germain, perché il Paris Saint-Germain, guarda, io non lo so, visto periodo, la partita col Newcastle, no, il Paris Saint-Germain Mbappé, c'è un problema arbitrale che è grosso come una casa. Vabbè, e il Milan ne sa qualcosa. Hanno preso quel regalo lì. Quel regalo lì. Significava che era passato il Milan e non il Paris Saint-Germain. Vabbè, amico di Cesare. Non è un regalino da niente. È un regalo che vale 20-30 milioni di euro. Sì, vabbè, però io sto valutando, al di là dei regali, valutando le squadre. In questo momento, al di là dei regali, il Paris Saint-Germain è giocabile, tant'è vero che quest'estate, va bene, era un amichevole, contava niente, quando sono andati in Giappone. No, ma ha vinto anche il Milan. Era. Sì, 2-1 in Giappone. L'Inter ha vinto, poi ripeto, abbiamo battuto anche noi. Ma io devo vedere le squadre che ho visto adesso. Il Real Sociedad è molto meglio di questo Paris Saint-Germain, anche se il Paris Saint-Germain ha tutte le figurine più belle dell'album, però anche contro il Borussia Dortmund l'ho vista. Sì, no, hanno perso a Newcastle 4-1, a Milano 2-1. Lì è stato uno sfacelo. Che dici, Gianluca?
No, che Marianna, che cosa gli ha offerto a Chirico in macchina per dire che il Paris Saint-Germain è meglio dell'Atletico? No, niente, guarda, niente. Non beve neanche caffè, tra l'altro. Io offro alle donne, non sono le donne che offro. Però adesso ti chiedo io, Marcello, ma tu, sperando, insomma, perché diciamo è in lotta per lo scudetto la Juventus, tu sei nella condizione scomoda di augurarti un Inter che va avanti, o no, o non ci riesci? Ma guarda, ti dirò che nella Champions League, no, guarda, ascolta, nella Champions League io mi auguro che l'unica, scusa Luca se te lo dico, l'unica che non deve andare avanti per me è il Napoli, perché se per no, se il Napoli mi supera nel ranking, va a giocare il mondiale. Quindi per me deve uscire il Napoli. L'Inter che me ne frega, sportività, cioè, che sportività dai italiani. Ma il Napoli, poi si è capito se il Napoli per passare avanti alla Juve deve arrivare almeno a fare due vittorie o due turni. Deve vincere le due partite degli ottavi e deve vincerne o pareggiare, mi sembra, una dei quarti. Una vittoria e un pareggio ai quarti. E se fa una vittoria e un pareggio degli ottavi? Supera, perché poi il passaggio e del poi turno, una vittoria e una sconfitta dei quarti. Perché deve fare sei punti. No, a parità va il Napoli. A parità va il Napoli. Sei punti deve rimontare. No, a parità va il Napoli perché è quello che ha avuto i migliori risultati nell'ultimo quinquennio. Beh, scusami, sei punti sono due vittorie allora. No, perché lì allora. No, perché il coefficiente è due. No, la vittoria è due punti. Il coefficiente è due. Coefficiente è due per il passaggio del turno. Però quindi basterebbero teoricamente vittoria, pareggio, ma intanto deve passare col Barcellona. Passa col Barcellona e poi deve fare una vittoria e un pareggio. Devi comunque passare. Poi c'è anche o due pareggi. Vuol dire che un punto di bonus. No, può essere eliminato in semifinale sia con una vittoria, con una vittoria e una sconfitta, sia con due pareggi. Il punto di bonus. Se passi dagli ottavi ai quarti c'è il punto di bonus. Basterebbero due pareggi e il punto di bonus, e poi nei quarti devi però fare altri tre punti. Sì, però gli ottavi, per essere sicuro di superare, devi vincerli tutti e due, ti va più comodo, capisci? Secondo me è difficile. Io penso che se il Napoli fa una vittoria e un pareggio a fare il mondiale ai quarti, passa il turno e poi fa due pareggi e passata. Sì, ma non parliamo già dei quarti quando devono ancora superare il Barcellona, che tutti noi qua abbiamo detto. Pensate che in Spagna questa lotta Juve-Napoli in Italia, in Spagna è Atletico-Barcellona e affrontano proprio Napoli e Inter. Quindi Inter e Napoli saranno arbitro della seconda partecipante spagnola al mondiale del club. Esatto. Bene, abbiamo parlato di Napoli, di Inter, manca la Lazio. Federico, andiamo a vedere allora il Bayern, che comunque è vero, fortissimo e tutto quello che volete, ma quest'anno anche lui qualche colpo l'ha perso, ricordo recentemente un 5-1 a Francoforte contro l'Eintracht, per esempio. Punto di forza, la qualità della rosa completa in tutti i reparti. Punto debole, appunto, qualche passaggio a vuoto, non è più la macchina costante e perfetta di qualche anno fa, è un po' più ballerino. In classifica è secondo, infatti, e vedere il Bayern non primo in Bundesliga, ma secondo a meno 4. Con una partita in meno. Con una partita in meno, che è quella con l'Union Berlino che deve recuperare, però, insomma, è la dimostrazione che non è stato un Bayern perfetto fin qui. Certo, il confronto con la Lazio, considerando che anche la Lazio è tutt'altro che perfetta, la Lazio non è quella dell'anno scorso, è la brutta copia, sulla carta Bayern strafavorito. Paolo, bisogna dire anche che il Bayern già l'anno scorso ha vinto per il rotto della cuffia in una maniera rocambolesca lo scudetto, insomma non è il Bayern, però, sì, però. Gioca con la Lazio, ragazzi, la Lazio, che ieri ha fatto forse una delle migliori partite di questa stagione e ha perso 2-0 e ha perso 7 partite su 16 in campionato. No, cioè una squadra, è la Lazio debole quest'anno, debole, prevedibile, non tanto intensa. Io non riesco ad ipotizzare un rovesciamento nei pronostici con il Bayern, tra l'altro dove tu hai giocatori come Harry Kane, eccetera, non scherziamo. Ragazzi, il Bayern è secondo solo perché Leverkusen ha fatto tutte vittorie e due pareggi. Leverkusen di Xabi Alonso va con è spaziale Leverkusen quest'anno. Sì. Ma però scusate un attimo, ti do le percentuali per la terza volta. Vai. 90 Bayern e 10 Lazio. Ah, proprio secco 95 così, 5. Torniamo in chiave campionato. Inter che batte, come abbiamo detto all'inizio della puntata, la Lazio per 2-0, consolida il primo posto in classifica a più 4 dalla Juventus. Stavamo dicendo poco prima, mentre analizzavamo il turno della Lazio in Champions, che comunque ha trovato una Lazio veramente molto scarica, la brutta copia dello scorso anno.
forse anche tanti tanti errori individuali, tanti cali, vediamo lo stesso Immobile, abbiamo visto anche errori clamorosi tipo Rovella, quindi insomma, però la vittoria dell'Inter Marusic è meritata, sì o no? Sì, l'errore Marusic, clamoroso di Marusic, Michele. Clamoroso. Io dico che allora i numeri della classifica secondo me non rispecchiano quello che sta facendo l'Inter, perché uno vede la classifica e dice vabbè, 41 punti sono tanti, l'Inter ne ha fatti solo una volta di più l'anno di Mancini, che poi arrivò a 97, ne fece uno in più a questo punto, può girare addirittura a 50, però i numeri clamorosi sono miglior difesa anche a livello europeo, 7 gol subiti fuori casa, solo due, quello della Juve e quello dell'Atalanta. Quello dell'Atalanta. Sì, cioè fuori casa ha vinto 7 partite col pareggio con la Juventus. Ce l'ho detto. Cioè, l'attacco dice vabbè, ma la difesa forte perché si chiude, no, migliore attacco nettamente delle altre, cioè più 10, più 14, sì, più 10 gol del Milan che è il secondo attacco. Quindi però, allora dice, è finito il campionato? No. Perché non è finito il campionato? Perché 4 punti di distacco alla 16ª, quindi giro d'andata non è ancora però detto io niente. Voglio andare da Paolo, perché vedi, io sento il quaccio, non è nello sgabuzzino, però ce l'ho dentro, ti ronza. Che dice sì, però l'errore di Marusic, allora io vorrei questa settimana, sì, cioè lasciando pure le altre, l'Inter e la Juventus, l'Inter contro la Lazio che teoricamente è un avversario più difficile del genere, bene, regalo di Marusic. Vabbè, l'Inter poteva fare 3-0, però non è che la Juventus no, regalo infatti, a Chiesa per il rigore. No, volevo dire questo. Dopodiché, poi, no, finisco il discorso. La Juventus si lamenta di un rigore non dato, no, e ha ragione, secondo però me. Però anche il Genoa si lamenta di un rigore non dato. Anche, ma no, io sto parlando, non voglio mettere in campo le analogie. Non c'era Moviola ancora. Io sto mettendo in casa le analogie. Si lamenta per un rigore non dato, anche lì. L'Inter si lamenta per un rigore non dato. La differenza però alla fine è che l'Inter ha fatto 5, 6, 7 azioni da gol, la Juventus nessuna. Allora, e poi dire... l'Inter vince e non se ne parla più dei rigori dati o non dati, la Juventus recrimina perché non riesce a vincere. Ma è letto nel pensiero, nel senso che a parte gli episodi arbitrali, che poi vedremo, la performance dell'Inter, che comunque ha vinto 2-0, dicevo prima, contro forse una delle migliori Lazio, che ha giocato bene la Lazio. Sì, per i 20 minuti. E fa il paio con una gara bruttissima della Juve, deludente a tal punto che in parallelo alle rimostranze per gli episodi arbitrali, ma non è solo quello col Genoa, perché c'era anche il match col Verona, eccetera, la Juve ha scelto di non fare casino pubblicamente, però il dirigente ha detto agli arbitri, e so anche Giuntoli, mi risulta, abbiano parlato con Rocchi. E questo ci sta, e sono le loro rimostranze. Però la stessa Juve, no beh, ma un dialogo ci può essere, nelle sedi competenti, non è che hanno fatto, non hanno fatto come è Murillo, giusto chiedere spiegazioni, però dico io col Verona però voglio dire questo, però la Juve ha fatto anche una riflessione, è rimasta un po' delusa dalle scelte di Allegri, perché sull'1-1 non ha voluto provare a vincere la partita, cioè ha fatto dei cambi ruolo per ruolo, Milik, Vlahovic, UEA, Kostic, e non ha nemmeno avuto un minimo di coraggio nel giocare con le due punte, Vlahovic e Milik, mettendosi 4-4-2, Chiesa a sinistra, Cambiaso a destra e le due punte. Ma perché il Genoa, cioè, Paolo, la Juve, il Genoa era aggressivo, era pericoloso. Sì, però se sei la Juve devi provare a vincere. No, so, sulla ma carta. Io so che loro hanno fatto queste riflessioni, quindi da una parte c'è la questione arbitrale, però da una parte c'è la consapevolezza di aver fatto un passo indietro, non solo nel risultato, ma nelle scelte, per poco coraggio dell'allenatore. Dall'altra parte c'è un Inter, cioè che ti ha dimostrato di essere veramente chi rispondi, Marcello, coerente Paolo con la sua forza. Allora, prima di tutto vorrei è vero che Paolo gestirà l'ultima mezz'ora del calciomercato, ma voglio darti una chicca che ho ricevuto proprio oggi in merito all'allenatore della Juventus, proprio in base a queste tue riflessioni, perché so che alla Juventus stanno molto meditando sul post Allegri e sono molto interessati in questo momento a Thiago Motta. Vabbè, no, te lo confermo anch'io. E anche, chiaramente, c'è anche Conte. Decidendo, però la notizia che ho ricevuto stasera è che con altissima probabilità, questo farà piacere a tutti i nostri telespettatori juventini che sono per il partito dell'Allegri out,
Allegri lascerà la Juve. Cioè, ecco, io fa piacere, a prescindere, sì, io sono contento perché, no, perché adesso rientrando sul discorso tecnico, ma certo, voglio dirti una cosa, sul ti confermo tecnico, un grosso gradimento per Thiago Motta da parte di Giuntoli, sì, superiore a quello di Conte. Anche la Roma mi risulta. Anche il Milan sempre quello che risulta. Sì, tutti. Però ragazzi, è lì, è l'allenatore del gioco. L'allenatore scende in ascesa. Però per entrare adesso nel discorso, questa è una cosa a parte. Mi sono agganciato. Scusami, Luca, finisco così e poi dopo esaurisco tutto quello che volevo dire, se no mi dimentico. Per entrare nel discorso tecnico che ha fatto Paolo, allora anch'io penso che sia stata una regressione. Cioè ci si aspettava dalla Juventus, soprattutto dopo alcune prestazioni tipo Lazio, tipo Milano, cioè si aspettava qualcosa in più da Juventus che non c'è stato. E io ti dico che effettivamente se la Juventus continuerà a giocare in questo modo molto speculare, molto sparagnino, senza mai accendersi, creando pochi, non raggiungerà mai l'Inter. Indipendentemente adesso dal discorso VAR, che approfondiremo al momento opportuno, scusami, perché va approfondito, certo, perché non va tralasciato, Marcello, perché come ha fatto bene Paolo ha diviso le due cose. Paolo ha detto al di là del discorso tecnico poi c'è l'altro aspetto, e l'altro aspetto va esaminato. Ma va esaminato questo, bene. No, ma la Juve, ma questo cambiamento, scusate, ma la Juve lavora su più piani, a prescindere dai risultati, prescinde dai risultati, cioè penso Allegri sì, arriva, penso di sì, se tu continui a giocare in quella maniera lì ti può andare bene una volta, due volte, forse la terza, poi cadi come a Genova. E ricordati che tu hai già il precedente di Monza, perché Monza doveva finire 1-1 e tu hai dato all'ultimo momento. Ma pure col Napoli non è che ha fatto partitone. Sì, però, se non però, si mangia, ma la cosa più grande non si mangia il gol clamorosi. Ma lì si è mangiato il gol. Lascia stare il gol, Marcello, che quello si è mangiato. Marcello. Io sto dicendo che la partita col Monza era chiusa. Tu con un colpo di coda finale sei riuscito ancora a rimetterla in gioco. Voglio dirti una cosa, Marcello. Non puoi continuare così, perché così, e soprattutto se i tuoi attaccanti continueranno a non segnare. No, ma ti do questo particolare, cioè la consapevolezza che con Allegri, con quei giocatori, fai quel tipo di gioco c'è già ed era stata metabolizzata e condivisa. Quello che stanno rilevando, che stanno notando ed è peggiorativo, è la mancanza di coraggio nelle scelte dentro la partita. Coraggio. Perché se la Juve giochi col Genoa, che ha giocato pur bene, questo, ed ha giocato al tuo livello anche sul piano fisico, perché non è andato sotto, e tu fai i soliti cambi scolastici punta per punta, che poi continua a mettere Milik, che è tre partite di fila che è un fantasma. Cioè, voglio dire, va bene, però non è che Vlahovic no, però loro hanno notato, ma perché lì non provi a giocare con due punte? Hai due punte, sì, ma anche la hai Chiesa iniziale, che ma anche la formazione iniziale ti manca all'ultimo momento, rabbiosa, però tu però devi osare, devi togliere McKennie dalla fase, tu prendi McKennie, lo metti mezzala, e metti sulla destra Yıldız. Allegri riesca a spegnere tutti gli attaccanti, perché io mi ricordo a me che quando era arrivato entrava al posto di Vlahovic e giocava, adesso ci è spento anche Milik, però ragazzi, si spegne Vlahovic, cioè, cambiamo un denominatore un po' comune, un gioco di sofferenza per gli attaccanti, gli stessi motivi per cui stiamo criticando la Juve l'avevamo elogiata. Cioè, avevamo detto, siccome non erano i punti di forza della Juve fino alla scorsa giornata. No, ma ti ho capito, però sto dicendo, noi dopo il Monza che dice Marcello, che no, Marcello l'aveva sempre detto, Marcello è uno dei pochi che aveva detto che comunque queste sono vittorie. Ma io infatti non sto dicendo quello che ha detto Paolo, quello che ha detto Marcello, sto dicendo che però dopo Monza il clima era, vedete che con le unghie e con i denti, alla fine ma uno spera sempre, il ragionamento che faceva Paolo prima, perché la società comunque dice sì, abbiamo preso con le unghie e con i denti, però la volta dopo ci deve essere uno scatto, aspetta, io voglio parlare di tecniche e tattiche, come dicevi tu, ma quello che dici tu ci sta tutto, è stato anche quasi celebrato, però si era detto che la qualità, ma il bravo dirigente avevo capito che la diagnosi era un'altra, e cioè non hanno Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan,
Oh, giocatori di strappo come Rabiot, che a Genova non c'era neanche del più forte che hai. Hai dei giovani, hai una difesa che ti può far vincere, sì, le partite. Tu... Quindi la gioco col baricentro basso, okay, era quella però, la tattica, sì, della Juve, sì, per vincere. Ma voglio dire, ma... Poi ho capito il coraggio, ma se ti scopri... Di coraggio per provare... capito, ma come, ma... con un 4-4-2 ti scopri, dai, no, è il modulo più blindato che esista, no, dai. Poi sì, è vero che i giocatori hanno seguito finora la lettera Allegri, però i giocatori sono quelli, non sono il massimo, quindi già... a livello di rosa, non, sì, e non è che ti può andare sempre bene, cioè tu devi sempre dare sul campo il 110-120%. Allora, la Juve può girare a 46 e media stra scudetto, non scudetto degli anni piccoli, negli anni, quindi, in cui, scusa, si vive, Michele, io ti sto riparando, no, secondo me la Juve sta andando a pieni, però, a pieni regime, però aspetta, pieni Michele, regime. Io ti sto riportando, ma delle riflessioni quello che ha fatto dentro la Juve, lui ti sta confermando con una notizia che poi circola, la cosa di Allegri. Allora tu stai sostenendo, no, che lui racconta favole, no, e non ho detto questo, e io mi invento, non ho detto questo, sto dicendo che con tutte le alchimie che vuoi inserire, per me la Juventus più di 45 punti in un girone, nemmeno se arriva il profeta, ma può se farmi. Lui avesse provato a vincerla col Genoa, magari non l'avrebbe vinta o l'avrebbe pure persa, però avrebbe dimostrato di avere un po' di coraggio, un po' di idee, cioè, non puoi così sempre non creare, è un encefalogramma piatto, cioè, non così puoi non creare mai nulla e sperare che ci sia il cambio. Il Bremer che sul calcio d'angolo con la coscia te la mette Gatti, che la no, poi con la pancia l'aveva presa Bremer, no, con sì, la pancia. Allora, fermiamoci un attimo. Allora, stavamo un attimo parlando per quanto riguarda gli allenatori, quindi Allegri, Allegri out, Allegri in, Allegri di qua, Allegri di su, però non ha fatto soltanto il giro, il gioco di Allegri, i cambi che ha fatto, i moduli che non vanno, come diceva Paolo, ma anche Vlahovic, perché comunque Vlahovic è stato veramente tanto contestato dai tifosi stessi. C'è chi si schiera a favore, c'è chi si schiera contro, perché comunque un giocatore che non segnava, vabbè, adesso non segna dall'Inter, prima dell'Inter non segnava dal 16, sì, però Marianna... non segnava dal 16 settembre scorso, esattamente. No, voglio dirti, dimmi, una cosa, però di un attaccante, dimmi, in una squadra che crea zero occasioni da gol, non si può guardare solo i gol che fa, guarda anche il lavoro sporco che fa, cioè... Ma ne fa di lavoro sporco? Sì, ne fa, perché per esempio, cioè, col Genoa, sacrifica. Col Genoa intanto ha messo lui l'assist per Chiesa, vabbè, che ha preso il rigore. Ha fatto solo quello. Ha fatto però solo quello. Ho capito, però è una squadra dove è terribile per un attaccante. Sì, guarda che lui si abbassa. Complice il gioco orizzontale che ha la Juventus, perché verticalizzazioni, sì, no, non, ma, ce ne sono. Ma si mangia un'occasione che se tu avessi avuto Lukaku lì al posto di Lukaku, facevi gol. Andavi fisicamente. No, sì, non va molto di fisico comunque. Sembra quasi che abbia paura su determinati palloni. Siete cioè molti sono prevenuti su Vlahovic, ma quanti mesi è? Perché viene valutato per quello che è stato pagato e per quello che guadagna, e non è colpa sua. Vuole intervenire da Napoli Gianluca. E non è colpa sua. Allora, scusami Gianluca, prima di intervenire da Napoli, io difendo Vlahovic. Lo lanciamo il sondaggio che riguardava l'Inter. Certo, sai che però io il sondaggio dell'Inter, allora, non me lo ricordo, adesso sono ce lo sincera. Facciamo vedere, allora l'Inter, il nostro titolo era l'Inter è un rullo compressore. È fuga vera. È fuga vera, sì o no? Mm. Sì. No, poi vi daremo una cura. Maurizio, ti dico solo che a questo punto si ricorderà Gianluca, così gli lascio la parola. L'anno scorso la sedicesima era la prima dopo la sosta per il mondiale, il 4 gennaio. L'Inter vinceva col Napoli e il Milan vinceva, si portava a 5 punti, l'Inter a 8. Sembrava si potesse riaprire qualche speranza. Dopo quel giorno il Napoli va davvero in fuga, perché l'Inter pareggia, cioè, con Monza, vuoi il Milan il coltello nella piaga per, no, il Napoli. Oggi l'Inter, cioè, oggi l'Inter con gli stessi punti del Napoli dell'anno scorso a questo punto, ha più 4 e più 9, quasi simile all'anno scorso. Vorrei chiedere a Marcello cosa c'entra questo inciso. Aspetta, fammi sentire, perché ma il sondaggio è va in fuga, quindi questo inciso significa i dati per vedere se il Napoli che è andato in fuga ci sono. Ma perché dice una cosa, non ha sentito quello che ho detto. C'entra il Napoli l'anno scorso. Perché c'è una similitudine, l'anno scorso il Napoli è andato in fuga. Per te non c'è, ma i punti sono uguali all'anno scorso. No. Gianluca, tu c'è solo Mourinho nella testa, solo Mourinho. Era un intervento gratuito. Vabbè, facciamo Gianluca, le pancelle. Gianluca, vai, che avevi chiesto la parola. Gianluca? Sì, ho chiesto la parola perché sono curioso, siccome Marcello è molto attento nelle letture, nella situazione. Io, quando vedo la partita della Juve, mi concentro spesso, anche perché poi non è che ci sia tantissimo altro da vedere, nel volto di Vlahovic. Ma al di là dell'aspetto tecnico di qualche errore in questo, ma che c'ha Vlahovic che sembra davvero colto da un isterismo pervadente che proprio non gli... Cioè,
è clamoroso, cioè per 90 minuti lui si arrabbia con se stesso, con gli altri. Che c'ha? Che no, è che succede? Vabbè, giocare nella Juve, giocare nella Juve per un attaccante è ovvio che ti incavoli. Ma frustrante, cioè, se tutti noi abbiamo giocato a calcio, oppure chi ha qualcuno in famiglia che gioca a calcio, quando ti trovi in situazioni tattiche frustranti che ti penalizzano, t'avveleni, ma t'avveleni. Capito, ma se ti avveleni tutte le volte, Paolo, non renderai mai niente. Come, adesso non è per tirar fuori i proverbi e la cabala popolare, però la calma è la virtù dei forti. Cioè, sei un giocatore della Juve, titolare, vali quello che vali, perché il prezzo, l'hai letto tu prima, il monte ingaggio della Roma, quindi vuol dire che se quei giocatori vengono pagati così tanto hanno un valore, lui ha un valore, dimostralo, ma non arrabbiandoti in quella maniera, perché allora, facendo così allora, ti dimostri maturo. Pensi che come giochi una squadra non condizioni il rendimento dei calciatori? Ma può condizionare, ma se io sono forte, cosa fa? Io i gol li faccio lo stesso. Le occasioni le creo anche. Però ragazzi, scusate un attimo. Ma una ne ha sì, ogni però, tanto. Paolo, stiamo parlando a 360 gradi, non parliamo soltanto della partita che abbiamo visto contro il Genoa. Vlahovic, quando è arrivato a gennaio dell'anno scorso, di 2 anni fa esattamente, 22. Ecco, era arrivato, aveva segnato 6 gol nelle prime 7 partite che aveva giocato ed era capocannoniere, come mi ricorda Marcello. Cioè, da quelle da quei sei gol in 7 partite, da lì è iniziato ad arenarsi, aveva avuto la pubalgia, la lombalgia, tutto quello che ha avuto, ma comunque adesso, cioè, stiamo parlando di un attaccante dal valore di 70-80 milioni, quanto l'avevano pagato dalla Fiorentina, ma non è plausibile, cioè non è accettabile che un attaccante del genere non segni. Ma per questo dicono, tornando indietro, 25 milioni. E non soltanto lui, però lui sicuramente è il primo che viene tirato in causa. Per questo dico 25 milioni, la Juve chiedeva 40, forse si sarebbe accontentata di 35, però 25 per avere Lukaku e dare Vlahovic sarebbe stato un affare, secondo me. Sì. È vero, cioè, l'età. È vero, allora, la Roma lo dimostra il fatto che la Roma gioca male e Lukaku segna. Appunto sto dicendo, Lukaku era un affare per la Juve. Non è che la Roma gioca. Lukaku ti permette, sposta, con quel tipo di gioco, di essere redditizio. Praticamente Lukaku ti permette di non giocare a pallone, tanto no, di no, perché ti ribalta il campo. Vlahovic ha bisogno dei cross della squadra. Guardare come gioca Lukaku. Lukaku gli arriva anche lui, gioca spalla alla porta, spalla alla porta. Sa sempre cosa fare. Ma Lukaku piace quel gioco. Lukaku ha bisogno di campo e di stare a spalle alla porta. Ha altre caratteristiche. Appunto, per il gioco di Allegri era perfetto. Michele, quell'operazione lì la Juve non l'ha fatta, perché a quelle cifre finanziariamente non le conveniva. Beh, certo, cioè non hanno fatto, perché loro finanziariamente non possono sbagliare. Vabbè, più se valutavi però Lukaku 40 e gli mettevi quei 25 in più, non è che lo valutava, facevano una piccola plusvalenza con Vlahovic. Non ti prendevano Vlahovic, cioè loro non volevano fare una minusvalenza, no, facevano una plusvalenza, problemi di bilancio, ragazzi, era una plusvalenza perché Vlahovic era sceso a 50-55. Se discutiamo Vlahovic, cioè io me lo prendo tutta la vita Vlahovic, però pagalo, però c'è un problema, vieni alla continuità con l'assegno, però ragazzi, a fissarvi su Vlahovic. Io qua sono d'accordo con Paolo. In un altro contesto Vlahovic può rendere, ma il contesto della Juve è questo. Ho capito. Infatti io credo che sarà il caso a fine stagione di cambiare l'allenatore, perché non sarà facile vendere. Ma credo Vlahovic. Che cambieranno Vlahovic perché prende 12 milioni dall'anno prossimo. E questo e bisogna evitare. Chi te lo compra? Quello va evitato. Ma secondo me in Inghilterra un'offerta quest'estate non l'avevano. Però io voglio dire questo: voi vi fissate su Vlahovic. Come mai nella Juve, che ha un parco attaccanti teoricamente buono, discreto, no? Discreto, sì. Ma molto buono. Beh, chi ha? Chiesa, Vlahovic, Milik, Ken, Indiz. Quelli lì. E come mai nessuno segna? Sono tutte perché pippe. Perché gioca a baricentro basso per avere Ken, la solidità Ken difensiva. E Milik, l'ho detto anche tu stesso, non ne prende una. Cioè, puoi togliere uno che non ne prende una. Ma non ha un centrocampo di palleggiatori, ha una difesa forte, non ha un centrocampo di palleggiatori, per fare più punti possibili sceglie di giocare così. Però Chiesa lo vedete giocare. Ma perché Chiesa anche lui è sacrificato. È più vivo per caratteristiche fisiche. Non è una prima punta Chiesa. Non è che Marcello ha tutti, nel senso che anche Vlahovic, diciamo, se vai anche tu verso infatti lui si sta sforzando, secondo me, Paolo, di fare quello, però è difficile per lui. Ma voi ricordatemi quando era la Fiorentina, no, che segnava tanti ma con l'italiano ti arrivano 7 palle d'oro. Sì, che italiano gioca più aperto, crea, lascia stare. Alla Fiorentina che segnava tanti gol. Ma voi vi ricordate Vlahovic così
tecnico. Ve lo ricordate? No, uno come che, come mamma no. mia, che quando prendeva la palla mi stava, faceva. Si proponeva, faceva le stesse cose che fa la Juve, però faceva un gol a partita. Io me lo ricordavo anche più tecnico, perché faceva anche altre cose con la Fiorentina, perché faceva la sponda, faceva il due, anche tirava di più da fuori aria. Io mi ricordo che era più tecnico. Però posso fare la domanda al volo a Paolo? Posso fare la domanda al volo a Paolo? Questa questione per dopo, questa questione che lui negli ultimi due anni ci ha partito dal prossimo andrà a prendere molto di più, milioni al mese, quindi la società vuole prolungare e 12 esatto. e mezzo quindi nel 2026. E quindi la società vuole prolungarglielo spalmando, ma lui non è d'accordo, e lui per forza Marcello, ma quello è umano, nessun giocatore vede un ridimensionamento. Allora in quel questo però può incidere una trattativa magari che si svilupperà durante la stagione sul fatto che lui magari dice: io voglio rimanere alla Juve, non riesco a fare quello che dovrei fare, se ne accorge e quindi ne risente anche psicologicamente. Ma io vorrei sentire dalla voce di Vlahovic cosa pensa di se stesso. A me piacerebbe, allora, perché siccome non è uno sciocco, 30 secondi. È un ragazzo intelligente. 30 secondi. Probabilmente Vlahovic ha fatto l'errore più grande della sua vita calcistica, perché lui aveva l'Arsenal che lo voleva, l'avrebbe preso non so se a gennaio o subito, ma in gioca un altro calcio. Lui invece non ho capito, ha voluto fortemente la Juve. E quello è un grosso errore. Ma gli dava un tanto di quei soldi che l'Arsenal, ma anche quest'estate ma lui aveva non 20 ha per niente anni. Spinto cioè, per andare via, aveva 20 anni, i soldi la Juve è arrivato, gli hanno dato, ma l'hanno chiamato DV7. Ma ragazzi, ma l'Arsenal 2-3 anni fa non vinceva da una vita, anche adesso non vince da una vita, ti chiama la Juve, sei in Italia dalla Fiorentina. Era gasato, no, ho capito. Però voi siete convinti, a parte Lukaku che ha caratteristiche molto particolari, che qualsiasi altro attaccante in questa Juve Lukaku guarda se c'era togli Lukaku. Perché era quello che era più vicino, nessun altro quel tipo di giocatore lì ti portava lì vicino all'Inter, eri a un punto o pari punti al per me sì, nella Juve giocherebbe male pure Bellingham davanti, ma tutti giocano Bellingham male. Vabbè, ma ha delle caratteristiche Lukaku, ha delle capacità che in questo momento Vlahovic non mi sta facendo vedere, ripeto, e mi dispiace al gioco di Allegri. Tutte palle sporche che arrivano lì ragazzi quando appunto, arrivano, cioè, dai. Lukaku te la tira giù, la canna sporca, lotta. Secondo me era congeniale per. Infatti, Allegri voleva, ha lottato tantissimo per avere Lukaku. Sì, però, allora però. Ci dobbiamo fermare. Ricordarvi anche che non solo Gianluca voleva dire una cosa. Gianluca è arrabbiato. Sì, no, però no, che è castrante, ragazzi, perdonate. Quello che volevo dire è frustra. È che Vlahovic, palo della Salernitana clamoroso al 75esimo, Salernitana che sfiora il pareggio con un palo clamoroso di Dia. Adesso sta attaccando tanto la squadra di Inzaghi, per l'Atalanta è un finale di sofferenza. 15 minuti, vai Gianluca. C'è stato il palo, Gianluca. Sì, no, ma figura, la cronaca sulla cronaca è sovrana. Però quello che dicevo è che lui sbaglia anche il più semplice degli stop a centrocampo. Cioè, non si può arrivare a questo. Cioè, al di là dell'aspetto, per carità, per lui sarà sicuramente difficile potersi esprimere per il gioco, per la tattica, per la posizione in campo. Ma lui sbaglia anche le cose più semplici, cioè, lo vedo proprio condizionato, cioè, la faccia, ragazzi, a me mi impressiona, la faccia di Vlahovic, a me mi impressiona quando dice ma che è capassato sto guaglione, che tiene, cioè, che c'ha? Ho un po' di cose da farvi vedere, a cominciare dalla partita con più polemiche del weekend, che è Genoa-Juventus. Ma tu non ti preoccupare, anzi, sei pure qua, stai attento, segui tutto, vedrai. Cerca di condizionarmi perfino quando sto per far vedere il primo episodio. Guarda che guarda, non ho visto cosa hai messo, non solo come se fosse condizionabile, guarda che esatto. Non solo, ti aggiungo che gli va male perché in ordine cronologico il primo episodio che vediamo è un torto per il Genoa. Minuto 23. Ma quale? È un attimo, aspetta. Chi la segnala? Allora, chi è che ti ha chiamato? Nessuno, questo l'ho visto io. Genoa-Juventus, 23esimo minuto, risultato ancora fermo sullo 0-0, non c'è ancora stato il rigore di Chiesa. Guardate questa situazione che sfugge completamente a Massa e soprattutto al VAR Fabbri. Cambiaso scivola e finisce addosso a Vasquez, creandogli un danno, lo prende in pieno. Vasquez cade in area, qui è vero che Cambiaso non lo fa apposta, ma la volontarietà non conta nulla.
qui c'è il danno procurato. Questo secondo me questo è il primo grande errore della partita, non solo di Massa, ci tengo a dirlo, per me il peggiore in campo di quella sera è Fabbri il VAR. Perché Massa sbaglia, non vede un sacco di cose, però il VAR, ragazzi, serve a dire all'arbitro: guarda che non hai visto, come non lo prende? Ma come non lo prende? Iniziamo il giro di commenti. Per me, per me è rigore, rigore netto. Per Marcello non è rigore. Se fosse uno sgabuzzino che non ci vedesse, invece poi volevo da qua. Ma non è non essere sgabuzzino o uno sgabuzzino. Non è rigore, Marcello. Cioè, siccome tutto ruota intorno agli episodi della Juve, siete riusciti, qualcuno ti ha telefonato. Ti ha telefonato, qualche subdolo. Nessuno mi ha telefonato. Chi ha telefonato ha detto: guarda quella roba, ragazzi, pur di tirare però fuori aspetta, una roba per il Genoa. Proviamo a fare i seri per due minuti. Ma dai, ma qua non è che c'è molto da dire. Guarda, Marcello sentivo anche Cesari e diceva tranquillamente rigore netto. Cesari ha detto che rigore. Però posso dire una roba, magari vedo male. Vai. Perché praticamente è vero che gli tocca il piede, ma praticamente è il piede del genoano quando è alto, che scendendo si appoggia sulla scarpa di Cambiaso. Guarda. Ma va Cambiaso senza che tocca la palla. Bisognerebbe fare un fermo immagine e non so se si riesce. Ma scivolano tutti e due. Se riuscite a inventare un episodio barra a favore del genere. Mi interessa Maurizio. Guarda. C'è un rigore molto guarda. No, è l'altro. No, ma è l'altro. Andiamo avanti un pochino. Guarda. Cambiaso scivola ancora. No, ma il piede. Andiamo avanti. Ma guardate il piede. Ma non dovete guardare il piede. Dovete guardare la coscia, la coscia di Cambiaso che prende in piede. No, ma soprattutto Cambiaso dove sta? Cioè, il pallone non c'è. Cosa fa Cambiaso? La coscia sinistra che prende anche, che prende completamente l'avversario. Esatto, che poi scivola. Non sbaglia a dire che non ne ha parlato nessuno, Marcio. A parte che non è quella la sera. Però ne hanno parlato anche gli altri. Voglio sentire Vigliotti, Gianluca. Ecco, l'abitario. Quindi Marce, tu dici di no e Paolo manco partita la coscia, però quello è un'immagine, tu quando parli di frame di prospettiva, sì. Qui non c'è, allora non c'è, però c'è il contatto della coscia. C'è il contatto senza che Paolo dica durante la partita. Una domanda semplice: basket se non c'è Cambiaso cade? Ma non se ne è accorto nessuno, diverso, non è che non te ne sei accorto. Ma l'hanno detto anche durante la telecronaca, riguardando tutto quanto, no, ma riguardando tutto quanto poi l'hanno fatto vedere, l'hanno discusso in quegli altri salotti. Guardano per andare a trovare qualche magagna, ragazzi, capisci? No, adesso onestamente, se non te lo danno, se non ti danno questa cosa, sì, ma scivolano, ma non è così evidente come il mano di Bani. Ma uno che scivola, ma io non ho detto cadere, che il mano di Bani non è rigore, non l'abbiamo ancora visto, ma vedrai che quando lo vedremo saremo d'accordo io e te, perché io la penso così e l'ho detto già anche in altre sedi, però questo secondo me è un episodio quantomeno da on field review, cioè poi dopo vai a rivedere, sì. Dici guarda, per me non è, io rimango della mia idea, ma se non vai segnalarlo all'on field review neanche, dai rigore per forza, dai, no, scherziamo almeno, però tu puoi perché andare qui a c'è un contatto allora siamo in area, sì. C'è un contatto, sì. C'è un contatto col pallone? No. No. Punto. Il giocatore della Juve tenta di prendere il pallone. No, non c'è proprio il pallone. No, ma tra l'altro c'è il giocatore del Genoa allarga il braccio per tenere in là Cambiaso. Quindi voglio dire, comunque. Ma fa una scivolata, diciamo, imprudente. E lo va a prendere. Il tocco comunque c'è. Sì, ma lo fa cadere. Allora, io adesso avrei in mano di Bani, ma visto che tra un minuto abbiamo la pubblicità, secondo me converrebbe andarci adesso. Torniamo e abbiamo due episodi. Poi un minuto dopo c'è rigore per la Juve, guarda. Quindi sarebbe cambiato tutto. No, non un minuto, al 27esimo, 4 minuti dopo c'è il rigore dato alla Juve, che c'era nettissimo fallo di Martinez su Chiesa. Infatti quello non lo facciamo neanche vedere perché quello è giusto, esatto. Quello non è in discussione. Il rigore di Chiesa è netto, se lo faccio vedere a fare. Tipo Marusic, tipo passaggio sbagliato del difensore che succede anche alla Juve. Lo vediamo tra poco, credo, insomma. Ma non c'entra niente, cioè il braccio nel momento in cui è così largo va a discapito del difensore. Il difensore non lo deve tenere così. No, ma addirittura se la palla gli sbatte sopra il braccio, oltretutto ma non... con la deviazione addirittura non la fa prendere al portiere, no? Cioè, nel senso che portiere... no, però qualcuno ha detto non è da chiaro ed evidente errore perché la palla tocca prima un'altra parte del corpo. Ma non c'entra più ma quella regola lì. Non siamo più a 10 anni fa, è cambiata la regola. Quindi io qui non è che voglio parlare molto, questo per me era rigore, ma soprattutto è inspiegabile, io ho visto la partita in diretta. Il VAR. Ho pensato adesso sicuramente c'è un check, e invece non c'è stato. È stato fatto battere un calcio di punizione che arriva nell'azione seguente come se nulla fosse. Ragazzi, posso dire una cosa? Per me questo è rigore e il VAR sbaglia.
Però è ingeneroso prendersela con l'arbitro, perché è il VAR che deve richiamare l'arbitro per chiaro ed evidente errore. Massa, però non è l'arbitro come fa a capire? Guarda l'arbitro da dove deve, come fa a vedere se c'è mano, braccio? Va bene, ma possibile che solo con Massa il VAR non funziona mai? Ma è colpa del VAR. T'ho capito, ma però anche lui, cioè quando arbitra lui, sto VAR non funziona. Ma io, Marcello, cosa vuol questa dire? Teoria che cosa il vuol VAR dire? Che quello del VAR, della soggezione importante nei confronti di Massa, perché ma io questa teoria, sembra se che tu sei il mio capo, o il mio superiore, o quello che ha più carriera giusto? Di me, e io ho un ruolo, io ci tengo a fare le cose fatte bene. Anche perché io ormai gli audio poi vengono fatti. Ragazzi, no, però hai, secondo me hai la sudditanza. Ma ti evito un errore. Ti evito un errore. Esperto, no? Di fatto quello che ti evito un errore, Max. Chi al bar magari okay, però tu prova a immaginare, Max, se lunedì prossimo, quando ci faranno ascoltare l'audio tra i due, si sentisse Fabri che dice a Massa: guarda che c'è un braccio, devi andarlo a vedere. E Massa che dicesse: No, non mi interessa, non succederà posso, mai. Posso dare un elemento? No, non può succedere. Appunto. Posso dare un elemento? Stavo leggendo una roba che deriverebbe dal Football Board dell'UEFA, sì, che si è riunita a Nyon, dove hanno dibattuto su varie cose. Dice: soddisfazione per come mediamente hanno arbitrato gli arbitri in Champions, vorrebbero più uniformità nei campionati europei. E un dibattito praticamente è stato fatto sui falli di mano. Sì. E praticamente direbbero, stabiliscono, per quanto riguarda il regolamento di gioco, che stabilisce come non ogni tocco di mano o braccio di un giocatore con il pallone sia un'infrazione. E questo è sicuro. Il board ha emesso le seguenti raccomandazioni per la prossima stagione. Prossimo. Per ottenere più conformità dal regolamento. Sarebbe questa o la prossima? Prossima. Il board raccomanda che la UEFA chiarisca che nessun giocatore deve essere sanzionato con un fallo di mano se la traiettoria del pallone è stata precedentemente deviata dal suo corpo, in particolare quando il pallone non è indirizzato verso la porta. Sulla base della stessa raccomandazione, il board suggerisce che ogni fallo di mano su un tiro in porta debba comportare automaticamente una ammonizione, come previsto dall'attuale linea guida. Incoraggia, no vabbè, poi parla di antisportività. Però quindi praticamente dice di reintrodurre la regola del tocco, sì, perché adesso non c'è, dalla prossima stagione. Sì. No, quindi, no, sembrava un elemento che fa capire che c'è dibattito questa... non solo qui, se fosse già in atto, perché talmente vedi, noi abbiamo appena visto, prima parlavate del rigore del Paris Saint Germain che di fatto poi ha qualificato, ma perché c'è casino? È molto peggio di questo, cioè il braccio lì non era neanche staccato, era così. Però lì abbiamo detto che è scandalo darlo. Però lì c'è stata un off-field review, l'arbitro è andato al monitor, l'ha rivisto e l'ha dato. Quindi, sai, però secondo me lì è posizione naturale il giocatore del Newcastle. Sì, sì. Sì, comunque, però, insomma, qui però se, se c'è dibattito anche a Nyon, significa che sono state fatte troppe cavolate. No, troppa disparità tra una partita e l'altra. Anche perché io, allora, se io devo tornare agli anni in cui avevo i capelli, queste cose qui erano considerate involontarie. Erano niente. E per me è giusto così, perché è un gioco, il calcio, essendo un calcio uno sport cinetico, ti induce, no? Nel momento in cui sei in transagonistica, tu non sai bene la mano dove va, sei in corsa, e quindi sarebbe giusto rientrare con l'involontarietà e quindi non dare questi rigori qua, perché questi non sono falli di mano che determinano uno stop dell'azione, eccetera. Ma nel momento in cui tu hai fatto tutto quel casino, oh, ma io mi ricordo quando c'era De Ligt, che avevamo De Ligt noi in campo, ogni secondo che toccava la palla alla mano, ma quella era l'anno che gli davano tutti. Lì era tu questo lo devi dare per un'uniformità di giudizio, se no se li cambia ogni volta. Gravissimo errore di Massa e Fabri, ma nemmeno all'Azio Inter l'hanno dato. 90. Michele, se no non facciamo più in tempo. Sì, guarda, al 90esimo, questo non credo che condizioni la partita, perché era finita. Quindi qua è proprio semplicemente per vedere la partitaccia di questa coppia arbitrale. Questa era la cosa più facile per il VAR. Qui Massa non era neanche in una brutta posizione, ammonisce, tra l'altro neanche subito, perché vedete che per un pezzo l'azione va avanti. Cartellino giallo, mi fai a dare il giallo qui? Mamma mia, questo è rosso diretto, ragazzi, ma non è che ci vuole, Miranchuk su Malinovskij, no, e poi dopo c'è Malinovskij che va condotta violenta, ma poi tra l'altro finisce, non so se l'avete notata, nel momento in cui atterra Yıldız,
Malinowski va a urlargli alzati, pazzesco, no, pazzesco. Pazzesco dopo un'entrata del genere. No, però questa siete d'accordo che qua il VAR fa una topica pazzesca, ma il VAR che deve, sì, però guarda caso al VAR c'è Fabbri, che no, è quello che aveva voi diretto Sassuolo, avete parlato solo di massa, Juventus, e c'era stato il VAR sì, su Locatelli, me lo ricordo, no, di Berardi su Bremer, te lo ricordo. Ah, Berardi su Bremer, sì, non su Locatelli, sì, che poi la domenica dopo fece il gol con l'Inter, esattamente, doveva essere squalificato. Gianluca, sì, che vuole intervenire, prego. Prego. Sì, oltre a Massa, che mi sembra che nell'ultimo periodo ne abbia combinate di tutti i colori, e a Fabbri, che evito qualsiasi altro tipo di commento visto che ne parlo da 2 anni e ancora non vi siete resi conto di che valore abbia, ricordo semplicemente che il signor Massa, che continua a non essere sanzionato disciplinarmente per le sue nefandezze, ha ragione. È stato appena l'arbitro che ha detto appena, è stato il primo grande clamoroso scandalo di errore al VAR, che disse al povero guida in Torino Inter, caro Michele, te lo ricorderai? Sì. No, ha preso la palla, Belotti. No, incredibile. Anche dietro alla Marea. No, ma me lo ricordo. È incredibile che un arbitro che ne combina così tante continui ad avere i big match. No, ne combina in Serie A, è l'ultima estate Napoli-Inter, la penultima Napoli-Inter, poi ne combina qui con il Genoa. Va in Serie B in Parma, Palermo, e ne combina anche lì. Va all'estero a arbitrare, mi sembra per Europa League o una coppa, Olympiacos e K, furibondi tutti i tifosi di entrambe le squadre, perché ne combina anche lì. Ma lui ci sarà un motivo, no? E qual è il motivo? Che non è capace. Qual è il motivo che lo considerano il secondo migliore? Lo chiedilo a Rocchi. Venga Rocchi e ci spieghi perché non lo, come dice giustamente Vigliotti, perché non lo viene mai sanzionato. Quello che è filtrato, che prima ci riportava anche Bargigia, verrà fermato probabilmente Fabbri. Rocchi continua a stimare Massa, ma è consapevole che nelle ultime settimane non arbitra bene. Massa è quello che nel 2000 cos'era il gol di Locatelli Milan, tu che sei milanista, Milan Juve, il gol di Locatelli 1-0, cos'era, 2015 lui fa l'arbitro di porta, Pjanic segna, lui l'unico al mondo che vede la deviazione di Bonucci di testa, che poi tutte le moviole lo smentisco, ma è sempre Massa che sbaglia. Adesso, questo, cioè, ma non è possibile, però io non, diciamo, ce l'ho con Massa, non sarà una bravissima persona. Ragazzi, però possibile che sbaglia sempre prima lui. Della pubblicità volevo iniziare a farvi vedere anche Lazio Inter, perché sennò poi non facciamo più in tempo. 20° minuto del primo tempo, c'è un episodio analogo, secondo me ancora più vistoso, perché qui oltretutto l'arbitro è anche in una buona posizione per vedere pazienza, tutto, ragazzi. C'è Gila che sbaglia lo stop e si aiuta. C'è anche qua, io mi chiedo, ma come fai a non dare questo rigore? Poi se passerà la linea del board, che ci diceva prima Paolo, cioè che dall'anno prossimo va bene, ma con la linea attuale, qui c'è un giocatore che sbaglia uno stop, è un problema suo, è una conseguenza di un suo errore. Su questa braccio cosa, largo si aggiusta il pallone. Fede, rigore. Su questa cosa, ieri sera casualmente eravamo d'accordo entrambi, io e Tramontana. Perché sul fatto che entrambi dicevamo non l'hanno dato in Genoa Juve, non lo danno neanche qui, perché sennò poi dopo, il giorno dopo, chi li vuole sentire gli juventini? Ma non è un metro, ma non è il metro che devi usare, non è il metro che devi usare, non è così. Marcello, qui lo dico, Marcello, ecco, mi ha segnalato questo episodio effettivamente. No, due, te ne ho segnalati due. Aspetta un attimo, sì, ma ci sono tutte e due. Mi ha segnalato questo che mi era sfuggito. Io credo che qui non ci sia nulla, però mi sembra giusto farlo vedere. La Lazio ogni 5 minuti voleva un rigore, perché non c'era comunque neanche c'è uno. Un braccio largo effettivamente di Acerbi, lo vediamo, siamo all'84esimo, la Lazio perde già 2-0, c'è questa situazione in area, la Lazio, vedete, protesta, perché io dico che qui non c'è nulla secondo me, perché come vediamo adesso, vedete questo pallone schizza su Acerbi, nulla. Che però Fede, nulla. Gli va sotto qua. Io per l'ascella di Isla persi un Milan Juventus. Ma è in movimento. Milan Juventus, l'ascella di Isla, gol di Robinho su rigore. Sta cadendo Acerbi, non è in posizione. C'è il braccio di Acerbi che si ma la palla la sta prendendo il 17. È immobile. Ecco. Gliela toglie immobile. Non la prende perché Marianna ci arriva. Quindi Acerbi non può rimetterlo in posizione.
perché il retto da braccio di da questa mezz'ora sai che abbiamo scoperto che tutta sta polemica che la Juve ha subito il furto col Genoa, c'era un rigore per il Genoa, un rigore per la Juve, l'espulsione di Malinowski, peccato che il rigore per il Genoa era sullo 0-0, quindi tanto rumore per nulla. Io voglio capire qua Mister Borre, e tu ti attacchi a Acerbi che non è niente all'ultimo minuto, perché scusa, voglio capire qual è il metro. No, ma non è rigore, Marcello, ma fa essere rigore questo, dai. Ma se tu stai col braccio così tu mi dici, oh, ti ricordi se la prende il braccio a braccio con se la prende quel rigore, ma la prende qua, ma prende la scella, ma prende la scella Rizzoli, ve lo ricordate Rizzoli quando ci fa vedere l'uomo vitruviano di Leonardo a Coverciano, che ci fa vedere tutti i movimenti. Esatto, che se, la, se hai il braccio questo alto, l'uomo vitruviano messo così. Ma devi andare la palla sul braccio. Questo l'uomo vitruviano messo così. Marcello, ma devi andare la palla sul braccio. Se tu hai il braccio alto e la palla va qua. E questo cos'è? Ma non è andata lì. Ma tu nell'anatomia l'hai studiata a scuola. E va sotto. Ma non va sul braccio. Se te perde tutta scella, ma che ascelle hai? Che non è braccio. Che ascelle hai tu? Quanto sono lunghe le tue ascelle? L'hai detto anche pelose. Tu Berardi, quello è il torto della Juventus quest'anno, perché col Bologna c'era il rigore per la Juve, c'era il rigore per il Bologna, qua c'era il rigore per Genoa e c'era il rigore per la Juve. Dalli tutti, allora dalli tutti. Dalli tutti. Se li dai tutti, torniamo a tre anni fa quando ne davano alcuni. Il torto che condivido con te, uniformità di giudizio ci deve essere, tu li devi dire. Marcello, il torto che condivido con te è Berardi, che come Malinowski era rosso, clamoroso. E Berardi non giocava in Inter Sassuolo, l'unica sconfitta dell'Inter. Rischia pericolo dell'incolumità. Vi fate far vedere l'ultimo di Lazio Inter, perché questo è un altro episodio su cui so che ieri in trasmissione tu e Tramontana ci siete attaccati. Anche con Abusato. Confusato, io traduco i soprannomi. Espulsione di Lazzari. Perché Marcello si arrabbia? Non perché Lazzari, tra l'altro, insulta Maresca, quindi qui il rosso è giusto. Però secondo te, Marcello, qual è il problema? Il qui? Il problema è che qua Lazzari prende un fallo clamoroso. Ma lui è vero, dà la vantaggio, ma il vantaggio non si concretizza. Nel momento in cui non si concretizza, tu torni indietro e non espelli almeno il giocatore. Ma se io ero lì per terra, posso di Lazzari, ma sai quante gliene urlavo all'arbitro? Ma non può essere possibile che un fallo del genere può passare. Mi chiedo oggi cosa dirà Marcello nella mezz'ora di me. Te ne inventi cose di nuove pazzesche. Non me le invento, le guardo e io ieri sera. Ma se insulti l'arbitro, eravamo 2-0, non c'entra niente, 2-0, appunto, cioè, io promuoverei Chirico come organo indipendente nel board dell'UEFA. Secondo me magari il fallo del genere verrebbe, ma lo fai volare per aria, immagino, dal vantaggio lui. Magari non si concretizza e lo espelle pure. Ma lo spelle pure, ma come mi arrabbio come la capisco Lazzari, povero Lazzari, cioè lo affossano, gli passano Lazzari sopra col trattore, sì, ma tu non puoi, ma non puoi sfanculare Ma tu lo sai, Marcello, che nel primo tempo Lazzari fa un brutto fallo sulla caviglia da dietro all'autare, non viene nemmeno ammonito. È vero, questa non l'hai vista, questa. Ragazzi, dopo la pubblicità abbiamo ancora Milan Monza, Napoli Cagliari e Bologna Roma, quindi dobbiamo correre. E non c'è nel Milan quella, perché la polemica è anche sul fatto che c'è stato un richiamo da parte dell'UEFA e falli pericolosi. Lo voglio solo chiudere, fare questa chiosa, permettetelo, so che non sarete nessuno d'accordo, a casa molti si infurieranno, io però dico, di fronte a degli determinati errori, sono errori gravi commessi dagli arbitri e dal VAR, cioè tu falsi in questo momento le partite e in questo modo stai falsando il campionato. Mi dispiace, ma questo, con tutti i meriti dell'Inter, non voglio togliere niente all'Inter, l'Inter è in testa perché se lo merita di essere in testa, però cioè tu stasera la Juventus, se avesse avuto il fallo di mano di Bagnoli, magari c'è il rigore del Genoa prima, sì, se segna e se fa gol vince la partita e magari è ancora a due punti. Ma se c'è il primo rigore per il Genoa, quindi perché fai finta di saltarlo? Caro Rocchi, no, siccome poi tu andrai adesso ad Open VAR, ci dovrai spiegare e darai sempre ragione alla tua squadra, io ti dico che però in questa maniera voi arbitri state falsando il campionato. Ma c'era un rigore per parte, Marcello, l'abbiamo visto. Non è, io non voglio parlare di complotto. Non vi piace la parola complotto? Usatene un'altra, trovate un sinonimo, ditemi che cos'è. Perché così non si può andare avanti. Ma sicuramente parliamo dell'Inter capolista, perché poi c'è stata anche la conferma recente del suo direttore sportivo Piero Ausilio, visto che Quadrado si opera, che ci sarà la ricerca di un esterno destro.
Ci sarà la ricerca di un esterno e quindi noi abbiamo messo una grafica per far capire ad oggi quali potrebbero essere le opzioni. Le commentiamo insieme, no? Possiamo vedere la grafica. Allora, queste percentuali non sono fatte sulle preferenze, ma sono fatte sulla possibilità di realizzo. Candreva, magari a molti farà storcere il naso, perché chiaramente parliamo di un giocatore che credo abbia 37 anni, però comunque sarebbe una soluzione tampone, risulta che lui non sia più tanto contento di stare alla Salernitana. Esatto. Ho messo, caro Michele, Thiago Diallo, Foyt del Villarreal, Argentina e Buchanan. Sono tutti giocatori con caratteristiche diverse, perché Candreva e Buchanan sono più offensivi, soprattutto Buchanan. Foyt è può fare il terzino e può fare anche il laterale. Diallo in verità è un centrale. Però qual è la riflessione che sta facendo l'Inter in questo momento? Se riuscissero a prendere subito Diallo, che è un centrale e col quale Darmian può fare il vice Dumfries. Esattamente, bravo. Praticamente, perché il problema, Paolo, se posso, di Thiago Diallo è che non lo stanno facendo giocare. Allora, Ausilio ha detto è tornato dall'infortunio, non sappiamo se sta ancora al 100%, cioè se può giocare. In realtà dalla Francia sembra che stanno facendo pressione sul giocatore perché vogliono monetizzare a gennaio, mentre l'Inter l'aveva programmato per l'estate. Sì, e in questa situazione è vero che il giocatore gli va benissimo l'Inter perché lo corteggia da tanto, però sai, se si inserisce un altro club che gli dà 5 milioni potrebbero perderlo, per esempio. È un rischio. Di Thiago Diallo si è scritto anche ad esempio della Juventus, però io so che la Juventus non l'ha cercato ma gli è stato offerto. Ed è una cosa che... No, l'Inter piace sicuro e da te. Ecco, no, quindi c'è... Obiettivo Inter. C'è questo aspetto tattico, no? Per esempio, tu Michele... Cambia. Possiamo rivedere la grafica. Per esempio è chiaro che loro, quello che seguono da quest'estate è Buchanan, probabilmente è il più forte, il più esplosivo. Sì. Lui ha il contratto con il Bruges un fino anno e mezzo, al 2025, sì. Però è molto stimato anche in Premier. Sì. Tu, secondo te, realisticamente, perché una cosa la fanno, l'ha allora, detto l'Inter Ausilio. Vorrebbe prendere l'esterno destro, perché come l'hai detta tu, è giusto, cioè anche a me risulta la stessa cosa, che Thiago Diallo sarebbe, diciamo, se ti mettono spalle al muro, che perdi il giocatore, non hai la possibilità di prendere un esterno destro per una questione economica, allora vabbè, può lo anche prendi, avere... ce l'hai per l'anno prossimo e poi adatti uno a fare, cioè uno. Darmian a fare il vice Dumfries. Però non è, diciamo, quello l'ideale. L'ideale è andare a prendere l'esterno destro per lasciare Darmian dietro, perché sta giocando benissimo lì, anche perché comunque più vanno avanti gli anni e secondo me da difensore può anche confermarsi per più anni, tanto che io so che l'Inter potrebbe fare il biennale anziché l'annuale a Darmian, che sta facendo molto bene. Però il problema di Buchanan è che è difficile che te lo diano in prestito, anche con obbligo. A due anni dalla scadenza, 2025 lui. Prestito con obbligo potrebbe essere la proposta dell'Inter, a una cifra tra i 10 e i 15, ma secondo me non accettano. E quindi io temo che ci possa essere un piano C o B, chiamiamolo come vogliamo, c'è su un giocatore, un'occasione. Se sono fatti tanti nomi in settimana, da Candreva, ma anche Meunier del sì, Borussia. Meunier. Sì, noi abbiamo messo Foyt del Villarreal, l'argentino, Juan Foyt, che è un altro dei giocatori che stanno seguendo. Però è chiaro, poi magari, come dicevo, no, il mercato di gennaio lo fai proprio a gennaio per sfruttare l'opportunità. No, volevo chiedere a Maurizio, perché forse non so se ho sentito male prima, no? Perché tu dicevi che secondo te l'Inter invece dovrebbe andare sul mercato e fare un attaccante. Non lo sì, so se ho capito. Secondo me dovrebbe fare quello, però ho notato una cosa, che normalmente l'Inter, quando anche quando compra qualcosa, circolano una serie di nomi, nessuno dei quali poi finisce all'Inter. Arriva sempre una sorpresa che va a prendere dagli altre squadre particolare, però soprattutto. E invece questa volta io non credo che ci saranno sorprese sui nomi che hai detto. Non penso neanch'io, tutto sommato, perché su Thiago Diallo chiamatelo prima o poi arriva Thiago È chiaro che il suo club, come diceva Michele, sta cercando di monetizzare. Volevo chiedere... Candreva è chiaro che vorrebbe andare via, perché tanto ormai lo abbiamo visto pure nella partita di oggi. Credo che alla Salernitana c'è un smantellamento. Candreva ha un vantaggio, che l'Inter, anche soprattutto Inzaghi, lì non vuole il terzino. Per questo hanno preso Cuadrado. All'Inter ha bisogno di giocatori che saltino l'uomo, che puntino di un quinto offensivo. Esatto, perché comunque. Quindi Buchanan è il prototipo ideale. È certo. Il problema è il costo. Cosa ne pensi, Marcello? Cioè, secondo te, sul mercato già c'è un gap con le altre in campionato. A tuo avviso, questa operazione sull'esterno può
far la differenza ulteriormente, scavare ancora un divario tra l'Inter e le altre, oppure pensi che non sia un'operazione impattante alla fine? No, no, è impattante. Anche prendere uno che poi non sarebbe un titolare, però. Sì, però allunghi la panchina ancora di più. Hanno già una panchina molto profonda. Se tu gli metti ancora un buon giocatore in più, hanno ancora una risorsa in più. Quindi sì. Ascolta Paolo, per rimanere in tema Inter, da casa ci chiedono, Taremi è sempre, cioè può essere possibile, sai che è il classico nome che circola da 14 puntate qui al processo. Ma tutto sommato, da quello che sapevamo no, ma anche Ausilio secondo me l'ha smentito, perché comunque loro, è vero che un po' il popolo nerazzurro, no? Chiede la punta. Spinge per la punta. Però è chiaro che l'Inter non è in una situazione, già come vedi dicevamo prima, no? Farebbe fatica a fare un'operazione a soldi per Diallo, che poi sarebbero pochi, 4-5 milioni, e Taremi è nella stessa condizione col contratto che scade nel 2024, e con il Porto che anche lì intanto non lo cede. È agli ottavi di Champions? È agli ottavi di Champions, e questa era un'opzione per la quale, se non fosse entrato in Champions, avrebbero potuto ragionare. E poi io credo che anche Taremi voglia giocarsela da svincolato a fine stagione e non comunque arrivare in una squadra dove in ogni caso non sarebbe il titolare. Certo. No, oggi, adesso. Quindi ecco, questo è un po' il tema. Beh, sull'Inter devo dire che più o meno... Cioè, abbiamo detto tutto, anche perché... Ancora un nome velocissimo. Sì. Zielinski. Ma arrivare... questa è una domanda mia. Sì. No, secondo me Zielinski è molto probabile che arrivi all'Inter, ma nella prossima stagione da svincolato. Quindi non parliamo del calciomercato di gennaio. No, perfetto. Adesso no, anche perché Napoli comunque non lo cede, tutto sommato. Oggi proprio da Napoli sul Mattino scrivevano che l'accordo col Napoli non c'è e non è vicino. Mm. No, ma io ho sempre detto che non rinnova, tutto sommato. E poi anche la Juve, perché si era parlato Marcello, però, come dicevamo, l'età, lo stipendio non è preso in considerazione. Sì, ma non viene preso in considerazione. No, perché lui vorrebbe che Zielinski facesse anche la doppia fase, tu sai che la doppia fase non la fa. Giuntoli lo sa, l'ho avuto come giocatore. Sì, no, e quindi poi, dice, non ti poi, prende, poi che non ti fa la doppia. L'anno prossimo ha 30 anni e comunque vuole un ingaggio importante perché è scadenza e la Juve ha una filosofia diversa sulla monta ingaggi.